Buongiorno, bentrovati, nuova edizione del TG Noi, edizione giorno. In questo lunedì partiamo dalle amministrative, urne ancora aperte seppur per poche ore a Massarosa, è l'unico comune della provincia di Lucca chiamato al voto in questo secondo turno di ballottaggio, urne aperte vi dicevo fino alle 15 di oggi. Affluenza in calo, un dato che è uniforme a quello del resto della penisola, un calo però al momento contenuto perché alle 23 di ieri sera, questo è l'ultimo dato ufficiale disponibile, l'affluenza era al 34,03%. A Massarosa il primo turno due settimane fa la stessa ora si chiuse al 37,8%, ma appunto ci sono ancora alcune ore, tutta la mattina i seggi sono stati aperti per scegliere, votare il nuovo sindaco o sindaca di Massarosa. Alla fine per adesso si tratta di un calo del 3% di affluenza. Due settimane fa l'affluenza definitiva fu del 65,11%. I due candidati, Simona Barsotti per il centro-sinistra, Carlo Bigongiari per il centro-destra, si contenderanno fino all'ultimo voto per spuntarla. Vi ricordo che oggi a partire dalle 15 circa saremo in diretta su Noi TV per seguire insieme lo spoglio del ballottaggio di Massarosa, ma anche per dare uno sguardo alla situazione politica non soltanto appunto sul nostro territorio ma un po' in Toscana e anche le grandi sfide elettorali dei ballottaggi che sono in corso nelle grandi città, e oggi appunto arriveremo ai risultati dalle 15 in poi diretta su Noi TV. Veniamo alla cronaca, adesso andiamo su noitv.it, il nostro portale web, vedete in apertura la notizia che arriva da Marina di Pietrasanta, è successo nella nottata di domenica, non si ferma l'alta dei carabinieri e nella fuga a tutta velocità perde il controllo dell'auto e si ribalta, successo intorno alle 3 di notte sul lungomare di Marina di Pietrasanta durante i controlli in strada disposti per prevenire le guide in stato di ebbrezza. L'auto si è ribaltata ed è finita in un'aiuola, il conducente, un 24enne di Camaiore, viaggiava insieme ad altri tre giovanissimi fra i 18 e i 24 anni. Nessuno si è fatto male per fortuna. Il 24enne ha rifiutato di sottoporsi al test dell'alcol e per questo è stato denunciato. Gli è stata anche ritirata la patente di guida. Inoltre è stato denunciato anche per resistenza al pubblico ufficiale per non essersi fermato all'alta dandosi alla fuga a forte velocità e poi compiendo diverse manovre azzardate durante l'inseguimento partito. I militari si sono messi ad inseguirlo e nella fuga appunto e l'auto si è ribaltata alla fine. Un weekend denso di appuntamenti in tutta la provincia di Lucca tra sabato e domenica. Partiamo dal personaggio protagonista domenica a Camaiore, il personaggio PIC dell'anno, Lorenzo Fusca, la consegna del premio, sentiamo. Con la proclamazione dello chef Federico Fusca come personaggio PIC 2021 si è chiusa la festa dedicata al peperoncino che ha animato il centro di Camaiore, finalmente affollato dopo mesi di restrizioni nello scorso fine settimana. Centro nevralgico della manifestazione è stata Piazza San Bernardino di fronte al comune, dove era allestito il palco e la cucina in cui si sono alternati gli ospiti che hanno realizzato show cooking dedicati ovviamente al peperoncino. Domenica pomeriggio poi è stata la volta appunto di Federico Fusca, chef ed influencer che ha raggiunto la notorietà grazie al programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno. Prima della premiazione anche Fusca ha realizzato uno show cooking in cui ha preparato dei pici cacio e pepe con gamberi rossi di Mazara. Terminato l'impiattamento è stato poi il momento centrale di tutta la manifestazione con la pesatura del premiato a cui sono andati prodotti alimentari del territorio per ugual peso e infine l'immancabile benedizione di Re Peperoncino, il testimonial dell'Accademia del Peperoncino di Diamante. Molto, molto, sono veramente contento perché poi Camaiore fa parte anche della mia vita, vengo qua d'estate dalla mattina alla sera, quindi sono veramente contento e soprattutto di ricevere un premio prestigioso come il peperoncino che fa parte anche della mia vita perché ho il babbo calabrese, pensa un po'. Quanto lo usi il peperoncino? Ma diciamo che è un prodotto talmente così mediterraneo che lo usiamo oggigiorno in tantissimi prodotti, quindi lo uso parecchio, sì, molto, molto. Spostiamoci adesso con le immagini a Lucca, Villa Bottini, successo per due giorni di iniziative Lucca Cavalleria, cavalli a vapore e rampanti. Andiamo a vedere. La straordinaria cornice di Villa Bottini ha ospitato in questo fine settimana la manifestazione dedicata alla nostra città dal titolo Lucca, cavalleria, cavalli a vapore e rampanti.
La manifestazione, promossa dalla Società Toscana Caccia alla Volpe, ha visto la partecipazione di varie associazioni e un convegno per parlare del mondo equino, con la partecipazione di Giorgio Caponnetti, Bruno Giannoni, Giacomo Ricci e del famoso maniscalco Stefano Falaschi. A rendere la manifestazione più suggestiva ed interessante, la presenza di alcune carrozze d'epoca e, a proposito di motori, anche due straordinarie auto centenarie davvero speciali, scortate da alcune moto e che ci hanno riportato ai primi decenni del Novecento per rivivere momenti storici. A causa della lettura di un libro che è di Giorgio Caponnetti, Quando l'automobile uccise la cavalleria, a seguito di questa lettura è venuto fuori, con le relazioni che ci sono a Lucca, delle eccellenze che ci sono a Lucca, che sono state il Reggimento Cavalleggeri Lucca, che era il 16esimo, che poi è stato disciolto, cioè disciolto, è stato consegnato standard al Reggimento Guide, poi Barzanti e Matteucci in quanto inventori del motore a scoppio e quindi la parte successiva, e poi diversi cavalleggeri, diciamo i primi piloti dell'aeronautica sono stati i cavalleggeri, che erano un po' gli spericolati, un po' gli azzardosi, e si erano buttati su questo nuovo mezzo. La manifestazione è stata inoltre arricchita anche dai componenti dell'associazione della linea gotica lucchese, in questo caso con divise della Prima Guerra Mondiale, e una bella mostra fotografica dedicata all'aviazione italiana. E a proposito di mezzi a quattro ruote, torniamo in Versilia, dove si è svolta la fiera internazionale del fuoristrada tra Viareggio e Massarosa. Andiamo a vedere. Giornata conclusiva da record per la Fiera Internazionale del Fuoristrada, che si è tenuta tra Viareggio e Massarosa da venerdì a domenica. Oltre alla grande affluenza all'Area Expo di Viareggio, è stato un boom di iscrizione ai test drive dell'Area Experience, allestita sul percorso della Gulfa di Massarosa. Qua, grazie ai piloti messi a disposizione dalla Federazione Italiana Fuoristrada, gli iscritti hanno potuto provare l'esperienza di un percorso particolarmente impegnativo, sia come passeggeri che come driver. Molto, molto bella la pista, molto bravi gli istruttori che ti mettono a proprio agio, molto bello. Sei già andato un fuoristrada, sei un fuoristradista? Sì, facciamo un po' di fuoristrada, siamo qui vicini, siamo del club Sarzana Fuoristrada e oggi volevamo vedere un pochino com'era questa nuova fiera e allora siamo venuti, molto bella, molto 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 bella. Bellissimo, è stato bellissimo, una bellissima esperienza, percorsi un po' misti, poi trovi l'autista magari quello un po' tecnico, quello un po' più spericolato, è bellissimo, bello, ottimo. Vai. Particolarmente partecipati i tour organizzati sia sul Corchia che quello denominato l'Altra Versilia, mentre grande interesse ha suscitato il track posizionato in Piazza del Mercato a Massarosa, dove è stato possibile provare l'esperienza del nuovo fuoristrada elettrico, il Rubicon 4x della Jeep. Un weekend di autunno in piena regola, con tante iniziative su tutto il territorio, tante anche le occasioni dedicate alla castagna, il frutto per eccellenza di questa stagione. Andiamo a vedere com'è andata ad Azzano, sulla montagna di Seravezza. Tradizione, piatti tipici dell'autunno, musica e la voglia di ritrovarsi tutti insieme. Sono stati questi gli ingredienti di successo della Festa della Castagna di Azzano sulla montagna seravezzina, andata in scena domenica nelle strade del paesino con vista sul Monte Altissimo. Organizzata dalla pubblica assistenza locale con il patrocinio del comune di Seravezza, l'iniziativa ha visto una notevole affluenza di pubblico, arrivato in ordine grazie al servizio navetta che ha tenuto lontano il traffico. Le castagne di Azzano sono state le protagoniste assolute, naturalmente, servite in tutte le declinazioni possibili, i ciacci, i ballotti, i manifregoli e le immancabili mondine arrostite, condite da altre specialità della cucina versiliese. Fra gli appuntamenti tradizionali, la visita guidata al metato di Soraia per raccontare la lavorazione della castagna. Ma la festa è stata anche un'occasione di divulgazione culturale. Accanto ai banchetti artigianali c'è stata la mostra documentaria sulla presenza di Michelangelo fra il 1518 e il 1520, un'estemporanea di pittura per ritrarre il borgo apuano dal vivo, una mostra di foto d'epoca sul lavoro in cava con scatti dagli archivi familiari, e nel pomeriggio il concerto della Filarmonica di Azzano con gli allievi della scuola di musica e l'esibizione del gruppo rock Firegrass. Una giornata per famiglie, con l'accoglienza anche per i più piccoli, grazie ai giochi e l'animazione allestita nella zona delle scuole. La Festa della Castagna farà il bis domenica 24 ottobre. È previsto un concerto dell'Orchestra Giovanile Giorgini di Montignoso e degli allievi della scuola di musica di Azzano. Un grande lavoro di squadra, di volontariato, di un paese tornato a vivere.
Per le immagini ringraziamo Luca Venante. Ci fermiamo qua con la pagina di cronaca. Vi lascio a brevissimo con le notizie sportive del TG Noi. Ci rivediamo subito dopo per la terza parte del telegiornale.